Oggi pomeriggio spero di arrivare in tempo a Roma, prendevo il regionale veloce delle 10.07 ma un'ora di ritardo prevista, quindi è arrivato adesso l'alta velocità delle 7.50 di stamani, è arrivato adesso. Convogli cancellati e ritardi che sono arrivati fino a 270 minuti. Questo è quanto accaduto nelle prime ore del mattino. Quasi impossibile collegare Firenze con Roma, un'odissea vera e propria per pendolari e per tutti coloro che insomma hanno dovuto prendere per qualsiasi necessità un treno nelle prime ore del mattino. Noi dobbiamo andare al lavoro, non è che non siamo qui per piacere. Il problema è che è da stamattina alle 4:30 che ci sono problemi e ancora non hanno risolto nulla. In più non ci sono neanche autobus sostitutivi. Abbiamo pagato un biglietto e costano anche troppo. Tanto, quindi sinceramente siamo arrabbiati. C'è chi deve fare un concorso, chi deve andare al lavoro. Rischi di non fare il concorso. Esatto. Quando è il concorso? Alle 13. La tratta interessata è quella dell'alta velocità e dei treni regionali nei nodi di Firenze e Roma, con effetti anche sull'intero asse dell'alta velocità Torino-Salerno. Io conosco tantissimi paesi in Europa, non ho mai visto una cosa così, che non ti offrono un pullman, un taxi, nessuna possibilità. Quindi è un assurdo, anche i biglietti costano e sembra che fanno un favore a rispondere a noi. Quindi è un casino, mi lamento tanto, va così. Il suo treno quanto ritardo ha? A 120 minuti più o meno. No, io ho perso già quello che dovevo fare. Il motivo di questi ritardi sarebbero stati dei guasti che si sono verificati all'altezza sia di Firenze che di Roma, che hanno dunque provocato una catena di ritardi e cancellazioni. 6 ore senza aprire i finestrini, con riscaldamento al massimo, io mi sono messo in mutande e poi ho chiamato 2 agenti di polizia, gli ho detto: io sono cardiopatico, mi sto agitando, o lei mi chiama un'ambulanza o io tiro il freno d'allarme. No, stia tranquillo. E mi hanno dato, non so neanche cosa mi hanno dato, so che mi sono addormentato e mi sono svegliato stamattina qua ad Arezzo.